E come ogni mattina andiamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, partiamo dalla Nuova del Sud, il gruppo Lucano lasciato a secco, lo storico movimento di protezione civile messo in un angolo, nuovo appello alla regione. Le nostre casse sono vuote, facendo gli scongiuri del caso, se dovesse verificarsi una calamità non saremmo in grado di agire. I temi legati al petrolio, la OLA, ecco il piano B per i reflui, l'ENI risponde, nessun progetto segreto. Sagre e rimborsi sospetti, la Guardia di Finanza di Lauria chiude il cerchio su artisti e agenti, sentita anche la diocesi. E poi l'elezione del nuovo presidente della Camera di Commercio, mancata elezione di somma, Rete Imprese Italia attacca, atto di forza senza consultazioni. E poi futuro nebuloso e dubbi sul petrolio. Ieri sera la prima puntata di Time Out sulla Nuova TV, Potenza non si salverà, servirebbero 100 milioni. Il sindaco De Luca, se si torna al voto però non mi ricandido, Pittella fa rinviare il consiglio ad hoc. Espellere Summa, farneticazioni, Luongo fa da arbitro ad Avigliano, evitare contumelie di bassa lega, caos nel PD, il segretario bacchetta il circolo. E poi spazio allo sport, Serie D, il Francavilla non stecca e può continuare il sogno salvezza. Nell'anticipo della 30ª giornata i sinnici hanno battuto per 1-0 il Monopoli. E poi la Lega Pro, Matera, prova d'orgoglio a Martina Franca dopo la brutta sconfitta interna contro il Foggia, non si può più sbagliare. E poi il volley di B1 maschile, Lagonegro riceve la visita del Latina. Infine vi ricordo che sulla Nuova del Sud il meteo è curato da Gaetano Brindisi. E passiamo alla Gazzetta di Basilicata. Dateci un'altra casa lontana dal centro Oli, l'appello degli agricoltori di Viggiano al presidente Pittella. Gli abitanti di Vigne, una contrada che si trova a pochi passi dall'impianto, sono esasperati. La situazione è intollerabile tra odori sgradevoli, fiammate e rumori. La provincia di Potenza, i 100 sindaci dicono sì allo statuto, votata all'unanimità la carta di un ente con pochi soldi e deleghe pesanti. Il femminile nello statuto della regione. Poi a Potenza, appello per Massaro sul caso della pistola. Invece la strage di Milano, ricordate le vittime in tribunale, c'era anche un materano. A Potenza, archeologia industriale, il patrimonio frutti. E poi una notizia che arriva da Pietragalla, dopo 80 anni le suore lasciano il paese. La pagina degli spettacoli, la storia Siamo noi e torna in scena la ricotta, il trio Potentino fa parlare di nuovo di sé. Presentata la nuova edizione del Trend Expo 20 anni dopo, format e nome nuovi, la manifestazione si rinnova e pensa ai giovani. Infine una notizia che arriva da Atella, nonni in casacca azzurra diventano vigili urbani, sono 21 i nonnini del paese che presidiano le scuole. Bene, ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione della Nuova TV alle 10 con il TG Flash e alle 13.55 con la seconda edizione del nostro TG. Per il momento, grazie per la cortese attenzione. Arrivederci.